battesimo anima credente. Quindi facciamo il giro di boa questo mese, iniziamo un nuovo anima credente, il novantesimo iniziale. Fin da quel lontano 1930, nel quale un gruppo di intellettuali fiorentini, nove intellettuali fiorentini, decisero di dar vita a un cenacolo letterario. Ma più che altro, come diciamo, per organizzare delle serate che il diletto che vuole nell'anno, in posti meravigliosi, i comuni fiorentini, ad esempio, no? E quindi facevano cultura, recitavano versi per il diletto e per diciamo, una gratificazione personale. Questa prima tornata sarà dedicata all'autrice Carina Quetti, che è quella mia sinistra, presenta un libro di poesie, una nuova sintesi di poesie, dal titolo Il reale e l'immaginario. Carina Quetti è un'autrice molto nota nel panorama poetico, culturale, nazionale, nonché una profonda saggista, giornalista e tanto altro. Stasera interverrà anche l'amica Roberta degli Innocenti, che ben conosce e apprezza l'artista di questo pomeriggio. Ma vorrei un attimo tornare, permettetelo, al nostro cenacolo. Un cenacolo che originariamente era chiamato la Camerata del Lago o Accademia Silvana, forse non tutti sanno queste cose, bisognerebbe andarsi a leggere la storia che è riportata sul nostro sito. E questa accademia vide subito a crescere lo spessore culturale umano dei propri componenti, che erano tutti artisti di quell'epoca di primo piano, poeti, pittori, giornalisti, insomma personaggi di primo piano della vita fiorentina e toscana. E c'erano due, per quel momento François, che era proprio il fondatore, diciamo, poeti, ma c'era anche Giovanni Bordini, quell'eccelso letterato del Novecento, che ebbe poi una spinta molto forte per lo sviluppo di questa associazione. E quindi da allora in poi, pensate, tutto l'arco del Novecento, fino ad oggi siamo entrati già profondamente nel terzo millennio, la Camerata ha svolto questa azione fondamentale di diffondere scrittura poetica e cultura letteraria. Adesso sono io il presidente, nella mia attuale modesta figura di presidente, peraltro appena rieletto il giorno 6 di questo mese, desidero continuare positivamente, spero, la storia di questa associazione, perché oggi, guardate, non è più seguito il panorama letterario e culturale nazionale. A questo proposito troverete il verbale di elezione del comitato di presidenza del consiglio direttivo attaccato, dove ci sono tutti i componenti del consiglio. Penso che già la nostra segreteria in Taranto vi abbia già mandato una mail per il verbale, comunque potete entrare a guardare sul sito nella sezione degli news per ora, perché poi dovremo aggiornare il sito con la storia della Camerata, però ci vuole un altro po' di tempo. Desidero ringraziare tutti, il direttivo, il comitato di presidenza, i soci, tutti quelli che in qualche modo hanno contribuito allo sviluppo in questa associazione. I nostri futuri obiettivi, l'obiettivo è sempre quello di migliorare la visibilità, migliorare la qualità della nostra associazione, no? Della nostra parola poetica. E in questo obiettivo c'è anche quello di stringere relazioni con l'estero. Abbiamo già, se voi siete sito, una sezione internazionale con dei componenti formidabili, tra cui c'è anche a
Fesellara, tu conosci, che è uno, un candidato al Nobel, ed altri personaggi. Tra l'altro c'è anche uno che si chiama Giorgino, non so se lo conoscete, avete visto nel giornale, uno che fa il giornale Solare 1. E quindi c'è già una base pronta per partire con questa, attività. Abbiamo fatto qualche giorno fa alla libreria Fiorentina, alla libreria Salvemini, un incontro poetico molto importante con dei poeti che venivano dall'estero, che fanno parte di un movimento internazionale che si chiama Poetas del Mundo. Pensate, 9.000 poeti iscritti a questo movimento, con ben 137 nazioni che hanno dato la loro, solidarietà, la loro volontà, ecco, di far parte di questo gruppo internazionale. E in Italia ci sono ben 85 iscritti già a questa associazione internazionale. È stato un incontro molto bello, con scambio culturale, scambio di poesie, e quindi questo è il fare, quello di scambiarsi la parola tra poeti, perché questo si può migliorare noi stessi, si sta migliorando nella eccezione più larga del nostro mondo, dei nostri ritmi. Insomma, non ci manca l'ambizione, ecco, questo voglio dire. Però sempre nel solco della, diffusione della bellezza e della grazia. Quello deve essere l'obiettivo, diffondere la bellezza e la grazia, che è la poesia, che è una delle arti più nobili, più vicino, diciamo, a quello che è il divino. E lo faremo con tutto il nostro impegno, che ricordo noi siamo i volontari della cultura e del messaggio poetico, come volontari. Questo per dirvi sempre il solito, la solita raccomandazione di starci sempre vicino, aderire alla nostra associazione col vostro contributo, con la vostra quota di abbonamento, che è per noi vitale e che assolutamente non copre per niente tutte le spese che, faremo. Nel nostro programma c'è anche quello di lanciare un premio di poesia. Abbiamo già fatto l'anno scorso qualcosa, ma molto intimo tra noi, abbiamo fatto un premio intitolato alla grande poetessa Lucia Fanciotti. Era qualcosa, diciamo, tra i soci, tra gli associati della Camerata dei Poeti. Quest'anno vorrei, ancora per parlare di più, vorrei fare qualcosa a livello nazionale, soltanto riservato alla poesia. Speriamo di farcela. Sarebbe anche una nota così di risonanza a favore della Camerata dei Poeti. Io per adesso non ho altro da dirvi. Diciamo che come usanza, se qualcuno ha delle poesie, qualcuno mi ha già detto che ha delle poesie da recitare tra dei soci presenti in sala, facciamolo volentieri, facciamolo subito, quindi chi è che ne aveva detto che aveva delle poesie? Ecco, Augusta Roma, sentiamo prima la sua poesia. Diamo il benvenuto alla Valsa, vicepresidente. Sì.